Quando non sentirete più questo muicchio in sottofondo, vuol dire che le cose andranno meglio. È stata una giornata terribile, però si finisce una corsa e come si fa a spiegare? Quando corri pensi tante cose, pensi a quello che scriverai, fai delle domande, cerchi di capire perché ti senti così strano, incompreso, perché le cose non vanno, ti dà delle risposte, spesso c'è quello di Correre Naturale, che è un canale video molto famoso, non mi ricordo mai il nome, del tipo che dice, ha sempre detto che bisogna sorridere e correggere, io non ho mai capito, invece no, alla fine dopo tanti chilometri arrivi anche a chiudere con un bel sorriso e quindi ti rendi conto che, parte che fare questi video strambi, pubblicarli, farne 100 in un'ora, è un certo sbattimento, però capisci che tutti guardano quelli che stanno meglio, me compreso, a quello che dovresti avere, che non hai, e a quello che non è giusto, perché invece sei solo fortunato perché puoi correre. E c'è della gente rinchiusa, cioè, nel mondo difficile ci sono situazioni molto. Io ho fatto via l'Italia come romano, ma perché ho distratto. Però è abbastanza pazzesco. E io non ho mai pensato di essere matto. Stasera un po' ci ho pensato, però ho pensato che anche se fossi ci può stare, tutto quello che ho passato ci può stare. È una giornata terribile, però magari in altri video e poi vabbè, se volete risvolto negativo della corsa, negativo questi fa diventare un po' sciocchino perché l'endorfina è come un po' questa euforia che scrivi, allora sei un po' dopato, vero? Però secondo me la forza è finita. Non posso fare un video di un quarto d'ora. Potrei scrivere sei biografie drammatiche. Va bene così, dai, è già tanto per un video computer e domani ne ho tante cose da fare, ma la corsa posso non